Agrigento, quasi con il grido di Giovanni Paolo II, è diventata la capitale dell'antimafia, dell'anatema, del risveglio rispetto alla necessità di scuotere le coscienze. E oggi 3 giorni, questo è il secondo, per riportarla al centro di questo discorso e dell'attenzione, ricordando la grande venuta di Giovanni Paolo II ad Agrigento. Sì, è vero che è stato lanciato il grido, ma è anche vero che bisogna fare tanta strada, perché non basta che di qua sia stato detto qualcosa che un po' è risuonato in tutto il mondo. Sarebbe bello se di qua partisse davvero una conversione. Usiamo una parola che è proprio ecclesiale, una conversione di atteggiamenti, perché noi sappiamo come in queste terre la mafia esiste, sappiamo come la mentalità mafiosa esiste, per cui si vede che quel grido ancora deve produrre qualcosa di nuovo e di diverso. Ma di fatto esiste veramente un risveglio delle coscienze rispetto al grido di Giovanni Paolo II? Beh, io penso di sì, perché se anche si guarda il mondo giovanile ci si rende conto che ci sono degli atteggiamenti molto diversi dal passato. Prima rassegnazione, silenzio, girarsi dall'altro lato, oggi prese di posizione, ma anche stili di vita diversi, e questi sono i semi di speranza che anche questa terra riesce a produrre. Il grido di Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi, pace e giustizia, il suo intervento è stato centrato su queste tematiche, ma anche sulla necessità che Agrigento si risvegliasse rispetto al torpore della mafia. Devo dire che forse non ho avuto tempo di svilupparlo, ma era un po' queste battute finali. Io ho una grande speranza nella gioventù, nei giovani che abbiamo visto reagire e nei quali va crescendo sempre di più, mi sembra, e bisogna coltivare questa consapevolezza della mafia, di che cosa è, di come si può resistere alle sue lusinghe e di come la si può combattere con un impegno civico, e anche però, diciamo, se chi ha la fortuna e chi ha la grazia di credere, attraverso l'attaccamento al Vangelo.